Che viene raccolto del Ciubirida, scontro schiena contro schiena, poi scarico sulla sinistra a favorire l'inserimento di Dominguez che può entrare in area, ce l'ha sul sinistro e calcia col destro, il rimpallo favorisce la Lazio, ma solo in un istante si riesce a salvare il Canarini. Amico, sempre in movimento il 14 che viene dimenticato, poi un tiro o un cross, sta di fatto che la Lazio rimane pericolosa e per l'arbitro c'è anche calcio d'angolo. Savone, Federici a fianco a lui, Savone vuole andare in porta, è quello che fa, però c'è De Angelis attento. Ci va lo specialista Bonanni, ma attenzione alle deviazioni una volta che il tiro arriverà in area. Più di una volta la squadra di Mister Assogni ha fatto male in questa maniera. Vediamo cosa succederà adesso. Sempre Bonanni, conclusione! Spizza, traversa, sporca la vernice del legno più alto. Prima chiara occasione del match nel secondo tempo. Bella la sponda. Però Ciubirida si deve allargare. E allora scambio praticamente a ridosso della linea di fondo. Eccola la conclusione! Alla fine un autogol del numero 6 Baldassare. Sfortunato quel Canarini. E allora il match viene sbloccato dalla Lazio. 1-0. Bravo l'11. Poi trova un bellissimo corridoio per Ciubirida che va di prima dall'altra parte. Rischia ancora il Canarini. E alla fine arriva il 2-0. La difesa del Canarini si fa male da sola e ne approfitta stavolta. E Ciubirida, bravi nel farlo. Poi Bisogno si mette davanti all'otto che ha appena realizzato il gol del 2-0. Adesso è galvanizzato, bellissima qui la giocata di Ciubirida che serve Dominguez col destro, anzi è Colacchi che l'ha piazzata. De Angelis non può nulla, la Lazio ha posto questo match quasi nelle sue tasche. Solito copione di questa gara, Zonfrilli alla fine sbaglia sul pressing dei Canarini. E allora Baldassare la tiene in campo, cerca lo scambio, riceve ancora il numero 6, poi pallone a cercare, la rovesciata che tocca anche la traversa, sembrava molto più alto questo pallone colpito da Scardini. Amico, Carlini recupera il pallone, attaccano in 3, un 3 contro 2, Carlini per vie centrali, tocco verso Amico, ancora buona la sfera, si va dall'altra parte, Dominguez il tocco sotto, forse chiede troppo. Martinelli la controlla, c'è Baldassare vicino lui, poi cambia verso Bonanni, guarda la porta, ci va direttamente Zonfrilli, impresa elastica, la alza sulla traversa, bellissima la parata del portiere della Lazio, sempre Bonanni. Eccolo il pallone che viene battuto, ancora Bonanni, temporeggia, l'allarga sul secondo palo, colpo di testa, eccolo il gol che riapre il match, 1-3, l'ha segnato Scardini. Rimessa che è del Canarini che vuole giocare, pallone messo poi giù molto bene da Di Meglio, scarico per Bonanni che vuole il corpo degli avversari, trova il cross ancora Di Meglio, può pensare alla conclusione, scambio corto, nessuno a spingere questo pallone che scivola oltre la linea di fondo. Pallone in verticale, Baldassare, bella quale idea, c'è tanto spazio sulla destra, si va proprio là e c'è la deviazione, un altro autogol, 2-3, attenzione agli ultimi secondi e minuti di questa gara. È finita qua, Canarini 2, Lazio 3, vince quindi la formazione allenata da mister Chilelli che avanza e passa in semifinale e vede quindi interrompersi la striscia di imbattibilità dei Canarini che durava da ottobre dallo Sport City. Allora è davvero tutto, un saluto da Mattia Cengio.